Allora Mund, sabato 20 marzo 2021. Allora, stamattina sono smontato al turno di notte e visto che qualche fenomeno dice che mi diverto solo se faccio fatica, ho pensato, cazzo, metto la sveglia alle 9, visto che è una bellissima giornata, guarda che giornata, cazzo, guarda che sole, e vago a far fatica. Però, cosa è successo, no? Ieri sono venuto qua da Cicli Europa Cervellin a Cittadella, fermo vedere Cicli Europa Cervellin di Cittadella, se noi bugiari dice che sono bugiaro. Eccolo qua, ne scriviamo anche pubblicità sotto, aspetta un attimo, ecco qua. Sono venuto qua a prendere la bicicletta da regalare a Pasqua alla mia bambina e alla mia principessa. E ieri sera, prima di andare al lavoro, ho avuto una bellissima chiacchieratina dove una persona fantastica mi ha detto: ricordati che la felicità è sempre dietro l'angolo ed è lì che ti aspetta e la troverai quando meno te li aspetti. Bella frase, bella frase. E nelle due ore di sonno, no, di stamattina, cosa è successo? È successo che mi è apparso Dio. Dio mi è apparso in sogno e mi ha detto, sorridendo, torna dove sei stato ieri. Quindi ho preso Shaggy, fermo vedere Shaggy, sono i bugiari, dice che sono bugiaro, eccolo là, sono ritornato qua da Cicli Europa Cervellin, mi sono fatto una passeggiata e vediamo assieme cosa che è successo. È successo che il cuore ha fatto boom! E oggi per la prima volta avrei desiderato essere Pride, tanto Pride, ma Pride, tutto Pride, per slinguazzarmi dalla testa ai piedi dentro e fuori di amico Michele che oggi mi ha permesso di tornare a casa in compagnia. E allora, prima di tutto devo fare un piccolo omaggio a colei che mi ha accompagnato per tanti anni, per oltre 8 anni, per tantissimi chilometri, la mia amata e adorata Milady. E ecco qua l'omaggio a Milady. Adesso che avevi visto il mio omaggio a Milady, fermo vedere la nuova arrivata. Allora, per i maschietti devono prendere adesso subito un piatto fondo e metterselo qua sotto, no? In modo da raccogliere la bava.
le signorine invece devono andare a prendere il moccio e tenerla a portata di mano, eh? Allora, ecco a voi la nuova arrivata. Pronti? Siamo pronti? Eccola qua, mountain bike da con ruote da 29 pollici finalmente, visto che Miledi aveva le ruote da 26, freni idraulici, eccetera, eccetera, colore nero oro, tipo Mourinho, no? Che era lo special one, no? Specialone. Adesso le bici color oro gold, quindi so il gold one, è il gold one. Continuerò a usare i Miledi per andare a fare il coglione, no? Su e giù per i boschi. Mamma mia, e questa? Ma cosa le ho usato per andare a fare il coglione per strada? Allora, domani le inauguro, quindi domani, primo viaggetto, ho idea di andare fin sul Monte Berico a battezzarla e a farla benedire. Il nome, allora, avevo pensato di chiamarla Diletta, perché saltarci sopra è una goduria. Poi, visto che è stato Dio che mi ha indicato la strada, ho pensato magari gli do il nome di Dio, la chiamerò Zlatan. Poi, invece, il mio amico Jonut mi ha suggerito di chiamarla Xina, la principessa guerriera. Fantastico, cazzo, ho guardato su Google, no, la storia di Xina, perché non ho mai visto il telefilm, e la principessa, no, in cerca della pace interiore, cazzo, e quindi io in questo momento di pace interiore ne ho da vendere, e il Dalai Lama in confronto mio è un hooligan, e la principessa Xina, no, che viveva su un mondo di avventure, amicizie, amore, eccetera, eccetera, quindi penso che Xina che sta a pennello, quindi grazie Yont, adesso che casso sui pedali con gli agganci e patate le mundo bel gne gne gne, e ultimo gne gne gne. Vero spettacolo, grazie Ciccia, patate le mundo un'altra volta, gne gne gne, da Mua e da Xina. Cazzo, ho più bici che mutande. Si vede che i mutande li uso meno. Nye nye, nye nye, nye nye, nye nye, nye nye.